Belli miei, bentornati. Oggi andiamo a dare un'occhiata a Shogun Tiranno Risorto. Ora, molti dicono che questo è uno dei peggiori personaggi del gioco e quelli se sbagliano. Saranno gli stessi che credono che Sub-Zero sia uno dei più forti. Sono le stesse categorie. Mo, non è il miglior personaggio del gioco, ma non è nemmeno il peggiore. Ha delle cose. Levamosi subito da torno i salti, ok? I suoi salti fanno schifo, non saltate. Se proprio dovete saltare. Jumping 2 è una mossa dignitosa, questo per via del range del suo 2 che è sballato. Il problema è la velocità del salto, lui salta alla velocità di un bimbo fragile e di conseguenza chiunque è in grado di tirare un down 2 sul suo salto. E a proposito di down 2, il suo down 2 è da paura. Come vedete il martellozzo copre i chilometri. Andiamo a vedere un pochino le cose. Colpo al volto. È il suo standing jab, quindi normalmente dovrebbe essere la mossa più veloce al fine di punire degnamente qualcosa, ma nel suo caso starta in 9 frame. Quindi punirete solo le cose che sono meno 10 se siete gli dei del tempismo, altrimenti meno 11. Costoso, ok? Non pensate quindi di poter punire bene. Diciamo che punite mediocremente, ma va bene, non gli serve più di tanto. Down one è il suo poke in 7 frame. Fa un po' schifo, ma vabbè, nel senso io potevano da 6. Dal momento che Geras ce l'ha da 6, magari anche lui poteva, ma no. In compenso il range è discreto. Non è il migliore, ma è un ottimo range per un down one. Standing 2. È un bel martellozzo. Sfortunatamente colpisce alto. Però si avvia in 10 frame. È un modo per punire. Francamente usate quadrato. Batticarne. Back 2. Back 2 è una bella mossa. Come vedete è una martellatina allegra. Colpisce abbastanza lontana. Se può annullare, quindi si può cancellare in cose. Vantaggio parata meno 7, quindi non è che sia particolarmente unsafe. Al massimo dove possono fare un down poke se hanno i riflessi di Gesù, non ne dubito. E, vantaggio colpo 16. E la distanza a cui pone l'avversario è molto carina per Shao Kahn. Questo è pertanto un ottimo poke perché è safe. Relativamente copre una buona distanza, colpisce medio, quindi non è quelle merdate che colpiscono high. E in realtà resetta in se stesso più o meno, come vedete. E insomma è una bella mossa. Vantaggio colpo 16 vi consente di avviare il vostro attacco. Colpo rabbioso forward 2, non lo usate molto facilmente, non usate sta mossa. Vi spiego. Più o meno il range che copre è grosso, sì, siamo tutti d'accordo. Però colpisce high, quindi può essere neutral crouchata. Quindi se un avversario semplicemente si abbassa e la va a vuoto. Bah. Apre combo. E questo va bene, però contro un avversario dignitoso, sta cosa non colpirà mai e saranno guai. Però può essere carina per accorciare le distanze. Boh, potreste scegliere di usarla, ma più avanti capirete il perché non è la scelta giusta. Non c'è nessun motivo per usare questa. Down 2, l'abbiamo già visto, super martello power. Come al solito fa colpo devastante se contrattacca, punisce un attacco alto. Calcio brutale, è un calcio. Non vedo perché usarlo. Pedata del dragone, back 3. Ecco, back 3 è una mossa simpatica. Non si può cancellare. È un safe on block.
Copre un sacco di spazio, diciamo che è un anti-air, quello è l'unico vero scopo di Back 3. Non c'ha nessun altro scopo, però fa da anti-air molto bene, perché come vedete riduce le distanze, ha una hitbox ampia. È l'alternativa a down 2, cioè se le distanze non ci consentono di usare down 2, perché questo sta magari saltando per venirci incontro, perché è un po' scemo e pensa che gli potremmo tirare qualcosa. In quel caso, back 3. Forward 3. Ecco, forward 3 è una mossa vera. Colpisce mid. Un range discreto, ricorda un po' il range del forward 3 di Scorpion. Vantaggio colpo 1, va bene. Vantaggio parata meno 8. Avvia una stringa. Una stringa non cancellabile. Ma che se non sbaglio conduce a sto coso qua per 194 danni che non fanno schifo. È carina perché colpisce mid. E c'ha un buon range. Il secondo colpo inoltre colpisce basso. Può essere lanciata anche come poke, volendo, dal momento che l'avversario si aspetta il secondo colpo. Pertanto come il forward 3 di Scorpion può staggerare, quindi facciamo questo. L'avversario lo blocca, si aspetta la continuazione in questo qua, ma in realtà noi facciamo grab. È interessante. Down 3. Fango. Probabilmente non fanghissimo, però fanghetto. Meno 5 on block, va bene, però si avvia in 9 frame, da paura. Taggio colpo 10, e però range, ragazzi. Vabbè, diciamo che non è terrificante, non è il miglior down 3 del gioco, ma mi aspettavo molto peggio. Calcio meschino è una grande mossa, si avvia in 13 frame, quindi è piuttosto veloce. On hit 6 cose, vantaggio parata meno 5, questa è una mossa da combo dall'inferno, d'accordo? Che ne so. Fanculo gioco. Questa è una mossa da combo dall'inferno, c'è poco da fa. Perché essendo un quadrato c'ha un basso scaling e fa un sacco di danni. Martello martellante, buon dio. Ecco, questa è una grande mossa. A sta distanza che un back 4 possa colpire è pura follia. Ma lo fa. E atterra. On block è meno 2. Quindi è assolutamente safe e si avvia in 13 frame. Sto sterco è fantastico, d'accordo? Best sterco EU, top 10 concime. È concime, però è top 10 del concime, d'accordo? No, è una grande mossa. Un bel modo per rompere le palle agli avversari che tendono a parare in piedi per paura di niente. Perché questo personaggio non ha mosse overhead. A parte sto coso. Forward 4, ecco, forward 4 è la mossa di questo personaggio. Ne potremmo ridurre questo personaggio a back 4 e forward 4. Queste sono le mosse. E poi back 2. Ecco, fine delle mosse. In neutral intendo. Sì, decisamente finite le mosse in neutral. Non c'è più nient'altro. Ma questa mossa in neutral è da paura, perché se ne frega proprio questa mossa. Guardami, sono a metà schermo, sto arrivato. E quando arrivo, vantaggio colpo 40 perché sparo Nuova Guinea e volendo insisto, d'accordo? Posso spararti Nuova Guinea fin quando mi pare proprio. La posso usare miti, quindi nel momento in cui devi rialzare io la tiro fuori in modo che te colga nel momento in cui ti stai alzando, bada boom. Così non ci puoi fare niente a parte Armored Wake Up. E se me la blocchi sto a più 6 coso. Sto a più 6 coso. E per dire a più 6 posso fare quello che mi pare. Posso tirare questo, libero come una farfallina più o meno. In realtà no, perché più 6 a 13 ci stanno 7 frame, quindi potrebbero fare un poke. Però posso tirare questo, credo. Sì, posso tirare liberamente questo, perché l'avversario avrebbe bisogno di una cosa.
avrebbe bisogno di una cosa che esce in 4 frame, ma non esiste. Quindi posso fare sto coso qua, vieni bloccato, usa questo qui per avviare la faccenda, farà questo e poi grab, o farà questo e poi stringa. O peggio, oppure potrei fare direttamente grab, che ne so, questo viene parato, sto più 6, bada boom, bada bing, bada bam, bada boom. È sempre bello. Voi non trovate che sia sempre bello? Perché io sì. E poi c'è downfor. È downfor. La distanza è non imbarazzante. Meno 8 un block però. E questo non ci piace. Mettiamo un po' ciccia franchiccia a bloccare le cose. Downfor on block, come vedete. Oh, è impostata per fare una presa. No, disimpostiamola dalla presa. Downfor mette l'avversario abbastanza distante, quindi in realtà è assolutamente safe, quindi non è una mossa schifosa. Back 3 che abbiamo visto prima, vediamo a che distanza lascia l'avversario. Più o meno incollato a noi, ma abbiamo già visto che punirlo è abbastanza difficile, se non impossibile. Quanti frame erano? Meno 2, infatti, questo non può essere punito, assolutamente safe. E questo ci piace. Ma ciò che ci piace di più è questo. Guardate la distanza, è perfetta, è l'ideale. Io qua posso fare questo. Posso fare direttamente un bel grab. Posso fare questo e poi grabbare. Posso fare questo e poi continuare la stringa. Ragazzi, davvero estremo. Sì. Certo, il timing per fare bene la presa dopo sta cosa è un po' stretto. L'avversario potrebbe riuscire a non essere staggerato, però è un modo come un altro. Parliamo di mosse speciali, sì. Lancia spietata. Ok, è un proiettile mid. S'avvia in un milione di anni. È unsafe. Però è un proiettile mid. Questo significa che l'avversario non può neutral crasharlo. Sto proiettile va rispettato. C'è poco da fa. E il fatto di averlo è un'ottima cosa. Perché se l'avversario deve rispettare i proiettili, quindi deve bloccare, e noi abbiamo accesso a questa mossa, insomma. È una buona cosa. Considerando che la metà dei proiettili del gioco si spegne, se guardate pure la velocità di percorrimento, è molto alta, è molto buona. Sta roba può tranquillamente competere con certi proiettili lenti, insomma, tipo, che ne so, boh. Potrebbe in teoria competere con la sfera di Sub-Zero, se non fosse che quella poi ci congelerebbe perché non scompare. Ma molti proiettili scompaiono se il personaggio viene colpito. In più non può essere neutral crashata. E questa è una buona cosa. Non è il miglior proiettile del gioco, ma è dignitoso. La cosa che volevo far notare, levamo sto fango, è che il proiettile atterra l'avversario per 1,5 milioni di anni. E questo ci dà l'occasione di avvicinarci, ok? Non è un normale proiettile che lascia l'avversario staggerato in piedi. Questo debutta per terra e con molta, molta passione. Il che apre al nostro 4x4. Schianta canaglie, è un anti-air. No, non è nient'altro. In certe combo si potrebbe usare, Sacerdote Oscuro è da paura. Sta mossa è estrema. Chiama un coso che ci rende verde il martello. Fine. No, quando il martello è verde fa più danni, che ne so, 70, 77. E non solo, abbiamo accesso a un sacco di cose interessanti. La cosa più interessante di tutte, secondo me, è che il forward throw fa 200 danni. Ok, 20% della vita. Vuol dire che 5 di queste cose ti uccidono. E ciò va considerato che esiste sta mossa. Quindi uno può fare quella, grab. T'ho appena tolto il 20% senza premere niente.
E tu non ci potevi assolutamente fare niente su sta cosa, potevi solo deviare il grab, d'accordo? Solo confidare di aver premuto il tasto giusto per uscire dal mio grab. Considerando che anche quella all'indietro fa 200 danni, a me mi viene da dire santo il cielo. D'accordo? Inoltre, la nostra forward throw, se contromossa o lancio in ripresa, fa colpo devastante. Quindi sta cosa qua già gli fa fare 200%, perché significa ne bastano 5 per uccidere un avversario. Ma in più potrebbe fare Crashing Blow e quindi fa ancora più danni. Ma io dico, ma perché no? Ma perché no? Ma certo, ma sì, ma giusto. In più sto fanghetto trasforma questo in automatico Crashing Blow, che fa da launcher in realtà, poi lo vedremo. Martello dell'ira ascendente, è una buona mossa. È particolarmente forte on block. Questo perché intanto può essere, diciamo, direzionata, ok? Può diventare lontana, vicina, compagnia bella. Quando è vicina, crea una fase, diciamo, di stagger dell'avversario. Noi siamo vulnerabili durante la discesa del martello e l'avversario potrebbe tirare un down poke. Ma se lo facesse, poi sarebbe colpito in piena testa dal martellozzo che precipita. Questo significa che noi vinceremo il trade, perché il poke fa ben pochi danni, mentre il martellozzo precipitante atterra e fa un fottio di danni. L'opzione che l'avversario ha, ma deve saperlo, è fare down 2. Down 2, infatti, infligge più danni del nostro martello che precipita, e di conseguenza gli farebbe vincere il trade. Tuttavia, questo resta il fatto che on block, magari di una stringa che abbiamo tirato, sta cosa può essere molto interessante. Soprattutto contro un avversario un po' scarso, mette davvero pa paura. Spallata potente. È una spallata, yeah, che colpisce da piuttosto lontano. On block è meno 20 e non può essere amplificata. E questo non va bene. On hit può essere amplificata per fare da launcher, oppure amplificata verso il basso per fare mix-up se l'avversario tende a parare dal basso, ok? Tuttavia, questo è del tutto insignificante perché se l'avversario para non può essere amplificata. Quindi in realtà la sua componente mix-up non esiste. Perché on block non può essere amplificata. Esiste la variante in cui dopo aver bloccato l'avversario molla i tasti immediatamente. In quel caso io credo si possa amplificare. Ma insomma, boh, valla a capì. Potremmo provarlo. Forse potremmo provarlo. Moneta parata, tutto. Moneta contromossa, sì. Gli famo fa infestazione, d'accordo? Forse è un pelino troppo lenta infestazione per entrare nella logica. Gli facciamo fare lancio. Gli facciamo fa puntura del cadipo. Assolutamente no. Niente. È chiaro che sta mossa, dov'è? Spallata potente non può essere amplificata on block. Pertanto l'amplificazione dall'alto è completamente inutile. Non serve a un puffo. Ora. Modalità parata no. E buonanotte. Torniamo alle nostre mosse. Annientamento. Ecco, annientamento è una grande mossa. Fa
Fa colpo devastante se il buff di Sacerdote Oscuro è attivo. L'abbiamo visto prima. Sacerdote Oscuro è down down 4. E fa da launcher. Poi è semplificato per fare un po' di danni in più, ma non fa da launcher. E in generale, sia la nostra combo Enter, che se abbiamo sto schifo qua, è anche la nostra combo Opener. Perché come vedete. E qua non lo so come continuate voi in qualche modo. Però il fatto resta, se questo è attivo, sto schifo è un combo opener e in generale è sempre un combo ender. E questo è molto bello, quindi questa mossa dentro le combo è da paura. Affondo col martello. Affondo col martello è un saltello bello. Può essere reso più lontano, più vicino, quel che è. È dall'alto, perciò uno potrebbe usarlo come forma di mix-up in, che ne so, ce l'ha qualche mossa sto coso che colpisce dal basso. Ecco, sì, c'ha questa, quindi uno potrebbe scegliere di fa. Santo cielo, sta cosa non c'ha senso. Una cosa del genere, non che serva assolutamente a niente. Oppure, che ne so. Ecco, questo fa alto basso. Potrebbe scegliere. Ma no, non si cancella, va bene. Ah no, sì, ecco. Bene, ecco, sì. Insomma, non serve a niente. In realtà, l'unico scopo che ha sto schifo è fare da contrappunto al nostro back four. L'avversario a una certa distanza si può aspettare un, che ne so, dashing back four. Oppure un sto schifo qua. Perfettamente reagibile. Proprio nessun problema mai. Quantomeno è safe. E poi vabbè. Fai pena! Siamo contenti. Vabbè. Niente, le mosse speciali le abbiamo viste. La spallata potente se merita un attimino d'attenzione in più. Perché è un launcher, d'accordo? Il fatto che sia un launcher è una cosa bella. Soprattutto è una cosa bella dal momento che copre mezza mappa. Potenzialmente noi possiamo punire alcuni proiettili particolarmente unsafe grazie alla nostra spallata. E fare una cosa del genere. E il che significa che così, PD. Una cosa proprio all'acqua de rose. Però gli ha fatto 417 danni, quindi più o meno mezza barra, ed era totalmente all'acqua de rose. Credo che si possa ottimizzare molto meglio. In generale, anche se il martello non è potenziato, so comunque 2,8 e mezzo. No, non è male. Però, idealmente, noi vorremmo avere sempre il nostro bel martello verde, d'accordo? Possiamo costringere l'avversario a farci fare il martello verde usando questo. O usando quello, insomma, ci sono tanti modi per costringere l'avversario a lasciarci usare e il martello, che poi abbiamo visto fa il panico, se poi mi fossi ricordato il tasto giusto. Quindi importante sacerdote oscuro, importante annientamento. Importantissima spallata perché copre mezzo mondo. Può essere importante martello dell'ira ascendente. Può essere importante la lancia spietata. Sto coso, buon Dio, ce ne scampi e liberi. Le combo 1-2 è una buona combo. Perché comunque è diciamo che è il nostro punish. Perché si avvia in 9 frame ed è più o meno l'unica cosa che possiamo fare. Se tre lance spietate sono andate a segno, quadrato triangolo grab fa fatal blow. Vediamo un po'. Non penso che in natura tre lance spietate possano andare a segno, però. Però carino.
Se qualche scemo si fa prendere da tre lance spietate, mi auguro che nel mondo non esista una cosa del genere, ma potrebbe essere. Quadrato cerchio. Carina. È un'alternativa a quadrato triangolo. Può introdurre una mossa dall'alto. Vabbè. Può essere cancellata? Può essere cancellata, quindi potrebbe addirittura essere un punish migliore di questo. Perché credo che faccia un puzzetto più danni. 48 contro. Perfetto, ok, non cambia niente, magnifico. Unione dei regni l'abbiamo appena vista, è quadrato, cerchio, triangolo. Trattandosi di mosse prevalentemente usate per il punish, inutile andare a vedere i vantaggi parata, ma insomma, sono tutte piuttosto safe, insomma, no, non si rischia granché. Morirai! Triangolo quadrato. Può diventare triangolo quadrato, triangolo. Sembra carino. Peccato che questa che poteva essere Plus on Block non lo è. Fatto sta, colpisce basso il secondo attacco. Un'altra stringa che non vedo perché mai usare. Potenza di Shao Kahn, triangolo X, quindi 2-3. Può diventare anche 2-3-2. Può essere cancellata? Quantomeno 2-3 fa una. 2-3 fa una sorta di lancio in alto. Che può essere cancellato in down back one per usarla almeno una volta nella nostra vita. E vai. 2-3-2 non vedo proprio perché mai andrebbe usata. Cioè va usata se uno usa una mossa del genere in neutral. Però vabbè. Forward 2-3. Ok, questa è la mossa che abbiamo detto must not be usata. In realtà ho esagerato, ma se può usare. Perché comunque apre combo a lunga distanza. Diciamo che se uno gli va a trovare uno scopo, può essere un punish a lunga distanza di una mossa meno 22. Sì, sicuramente ragazzi, sicuramente. Però vabbè, ne posso capire l'esistenza. Posso anche capire che qualche poro scemo online si faccia colpire da ste cose. Ci può stare, non è che ci può stare. Che il range è lungo, uno magari si sente al sicuro. Però di nuovo ribadisco, non vedo perché mai usa questa e non questo. Proprio non vedo nessun motivo. Può essere estesa per diventare meno 15, quindi ancora più unsafe. Utile! Allora, temimi. Oh, questo è simpatico. Inizia come l'altro, però fa un bello overhead qui gli tira addosso il martello. Simpatico perché gli tira addosso il martello. E basta. Ecco, forward 3-4. Forward 3-4 è una stringa. Questa è forte. Come abbiamo visto, la possiamo usare per causare lo stagger dell'avversario e poi grabbare se blocca. Così come procedere se si abitua al fatto che noi la usiamo come stagger. Un po' come si fa col forward 3 con The Scorpion. Casuale che sia proprio la stessa mossa. Sempre forward 3-4. Unico problema, una volta avviata, forward 3-4 non si può cancellare. L'unica cosa che si può fare è questa sorta di grab. Che non è che non fa danni. Vediamo se li aumenta almeno di un po'. Praticamente per niente. Però è simpatico. Si attiva se l'avversario ha un debuff da derisione o umiliazione. Qualsiasi cosa siano derisione o umiliazione. Probabilmente sono cose dell'altra variante. Conquista tutto è una ficata. D'accordo? Io fa sti doppi calci della vergogna. Che lo lasciano a 6 on block. Ora cerchio si avvia tipo. Forra si avvia. Boh, quanti frame erano? 13? 13 frame.
Per cui potenzialmente si può lanciare dopo un forward 4, quindi uno può fare forward 4, 4-4. Il difetto è che io credo che tra un 4 e l'altro l'avversario possa tranquillamente premere bottone. Però è comunque carino perché se non lo fa perché non è pronto si ritrova di nuovo a meno 6. E a noi sto meno 6 ci piace proprio tanto. Vediamo se on block. Come vedete, ci ha provato a piazzare una mossa in mezzo, però non gli è andata, quindi probabilmente sta cosa è anche carina. E il range a cui ce lascia è perfetto per, sapete cosa? I nostri grab da 200 danni. È molto carino perché uno potrebbe, che ne so. Boom, bing, bom, grab, puff, pif, puff. Tra il chip damage e il grab gli abbiamo già torto un bel po' di vita e lui non c'aveva opzioni qua, proprio zero. L'unica cosa che poteva fare è inserire un down poke dopo questa cosa. Ma un down poke dopo questa cosa è vulnerabile a questo, è vulnerabile a questo. Insomma, non è che sia proprio la migliore delle cose, è vulnerabile a, che ne so, questo. Lo è? No, in effetti questo lo punirebbe, però ad esempio. Insomma, è vulnerabile a questo. E ciò è molto bello. E ai grab. Bello averci una mossa che starta mid in 10 frame. Se fosse stato in 9, allora avremmo proprio svoltato. Scimmi sciao. Non mi ero reso conto che questa mossa si chiamava Shimmy Shao. Questo è proprio il top. Ma proseguiamo, no? Abbiamo finito. Non c'è niente da proseguire. Questa mossa è molto carina. C'è scritto Shimmy Shao, ma non mi sembra molto forte per gli scimmi, francamente. Cos'è uno scimmy? Uno scimmy è, che ne so, ma vicino, ma lontano, lui va a vuoto, io entro. Quello è uno scimmy. Insomma, è far confondere l'avversario sulla nostra posizione avvicinandoci e poi allontanandoci. Una cosa tipo questa, insomma, può essere uno scimmy. Quindi Scimmy Shao me lo aspettavo un po' più adatta agli scimmi. Mo, parliamo di game plan. Il game plan di sto coso è abbastanza chiaro. Dovemo tenere attivo il martellozzo verde e fa danni. Come famo i danni? In neutral. Il nostro gioco si ruota intorno a sta mossa qua e a ciò che faremo dopo. Generalmente faremo questa o questa. Se l'avversario inizia a abbassarsi allo scopo di prevenire questo, perché lo prevede, dovrà pertanto abbassarsi neutral, d'accordo? Quindi non può abbassarsi e parare, perché se si abbassa e para verrà colpito, deve abbassarsi e basta. Se lui si abbassa e basta, allora questo lo colpirà. E non può metterci in mezzo questo schifo, d'accordo? Non può perché non c'ha il tempo. Quindi o se becca il grab o se becca questo. Può pensare probabilmente di saltare per evitare tutte e due le opzioni, ma lo deve fa. E se lo fa, noi possiamo adattarci. E bada boomf. E in pratica, quando lui è dopo questa, noi stiamo in più 6. È lui che deve averci paura e terrore. Per cui il nostro principale scopo è averci attivo il martellozzo verde per mettere in sacco paura all'avversario delle nostre prese. E colpì con sta cosa. Se notiamo l'avversario para standing, possiamo procedere con questa. Più o meno alla stessa distanza a cui procederemmo con questa qui. Così da rompere abbastanza le palle. Perché sta cosa rompe parecchio. Ma parecchio parecchio. Una volta che è condizionato a
Avecce paura di sta cosa e quindi para basso. Potremmo azzardare uno jump in two. È un azzardo perché, insomma, con i riflessi di un bimbo uno si alza. Però lo potremmo fare. Non è che non lo potremmo fare. E se la sentiamo particolarmente matta, sta cosa apre l'argomento delle combo. Sto nostro personaggio. Fa delle combo discretamente forti. Parliamone, ok? Noi sappiamo che dobbiamo tenere sto coso potenziato. Vabbè, c'ero quasi, però avete capito, insomma. Oh. Non è facile l'ultima parte, soprattutto sui personaggi femmina, che hanno notoriamente una hitbox piccola, e Dvora poi non ci aiuta manco per niente. Però, questo è ciò che intendo. 465 danni, manco troppo difficili. Soprattutto sui personaggi maschi poi è particolarmente facile, sui personaggi femmina non sono nemmeno troppo difficili. Una barra. Qua mi sono sbagliato, ho usato la seconda barra e ho ridotto la quantità dei miei danni perché sono un po' scemo. Però vedo che in qualche modo è chiaro. Potremmo, per ridurne la difficoltà di questa combo, usare back two durante la discesa dell'avversario. I danni sono più o meno uguali e in realtà è anche più facile, quindi perché no, usiamo back two. La combo è fondamentalmente jumping 2, for in spallata, passetto in avanti, for nel grab, cioè down back 3, questo qua. Ci avviciniamo un puzzetto, back 2, di nuovo sta cosa qui. Se non riusciamo a avvicinarci abbastanza con back 2, potremmo fare dashin 1-2, sta cosa qui. La faccenda è più o meno la stessa. Sta combo è ovviamente fattibile anche come punish. Per 427 danni, una barra. D'accordo? Una cosa del genere è quasi un round vinto. Certo è che poi l'utilità di Sacerdote Oscuro sarà diminuita. Perché questo non farà più Crushing Blow Launcher. Tuttavia, Sacerdote Oscuro fa ancora 200 danni sui gratta. Sì. Sempre bello. Parliamo di un'ultima cosa. Il suo down 2, che abbiamo già visto essere molto forte, è molto forte anche on Crushing Blow, perché abbiamo già visto che questo personaggio fa uno boss dei danni. D'accordo? Mettiamo lui impostato per fare lancio. Voglio dire, mantenendola facile, questa cosa esiste. Sempre mantenendola facile, no? So sempre 400 danni in una barra. So sempre 400 danni in una barra. E l'ho mantenuta proprio facilissima, sta cosa si può sicuramente rendere più forte. Però magari implica delle pressioni in più. Invece, proprio soltanto con 4 bottoni. Fatto. Incrocio ho premuto down 2, back 2 spallata, back 2 grab, quindi in realtà ho premuto solo questo.
è questa. Non ha premuto nient'altro. Ho fatto 400 danni. Senza manco potenziare il coso. E questo apre un altro argomento. Se io potenzio il coso, in realtà mi espongo a uno spreco. Cerco di farmi capire. Azzo! Guardate. Ah, per prima cosa vi voglio far notare che dopo averlo usato, il martello sembra spento, d'accordo? Questo è uno dei soliti bug grafici del gioco. Ma in realtà il martello ha ancora il buff attivo. Ve faccio capire. Esattamente. Questo mi consente di andare avanti con la combo fino più o meno a 530 danni. Anche un puzzetto di più. Vabbè, ma proviamoci. Tanto ci stiamo. Ah. D'accordo? 553 danni. Il problema è che così abbiamo consumato due Crushing Blow. Non è buono. Per cui occhio a usare il down, cioè quando ci troviamo a usare il down 2 mentre il nostro martello è potenziato, magari cerchiamo un'alternativa. Dopo questa famo, che ne so, boh. Quello che vi pare, ma cerchiamo di non usare questa cosa qua. In modo da non buttare anche l'altro crashing blow. Detto ciò, direi che con Shao Kahn abbiamo anche finito. Per cui, godetevi il personaggio più figo del gioco. E bye bye.